Ciao. Prima. Buongiorno, salve, siamo in compagnia di Roberto Cavallo, giusto? Ebbene sì. Ok, e insieme alla mia collega Chiara. La mia prima domanda è questa: come si è appassionato dell'iniziativa blogging? Sì, allora, risale l'idea di correre a raccogliere i rifiuti, così diamo subito una definizione di blogging. Nasce un po' per caso, alla fine 2014, perché l'allora commissario europeo all'ambiente, che era uno sloveno, Janez Potočnik, cercava di lanciare al meglio la giornata europea contro l'abbandono dei rifiuti, okay, lo European Cleanup Day in inglese, e la campagna che lui voleva lanciare, che era Let's Clean Up Europe, una grande campagna a livello europeo per attivare tutti a raccogliere i rifiuti abbandonati. E nasce un po' per caso che io incontro un mio amico che corre in montagna, io non correvo, okay, e che mi racconta che correva e mi ha fatto venire questa idea che potremmo correre a raccogliere i rifiuti. Da allora siamo partiti con questa manifestazione che si chiama Keep Clean and Run, okay, e che ha avuto più successo di quello che pensavamo, successo inteso come attenzione mediatica. E da allora tutti gli anni io corro una settimana all'anno, cioè durante l'anno mi alleno, ma facciamo questa manifestazione una settimana all'anno e abbiamo, come dire, coinvolto migliaia e migliaia di persone, milioni di contatti, arriviamo fino a 25 milioni di contatti che seguono in quella settimana questa iniziativa. Due anni dopo, nel 2016, uno svedese che si chiama Erik Hallström ha inventato questo neologismo. Blogging vuol dire ploka up, cioè tira su, dallo svedese, che ha un'assonanza all'inglese pick up, raccogli, e jogging, running, hiking, quindi una crasi tra ploka up e running, quindi corri e raccogli rifiuti. Mi piace dire che noi italiani abbiamo inventato la corsa raccogliendo i rifiuti, gli svedesi l'hanno battezzata, d'altronde agli svedesi piace dare il nome alle cose, no? Sì. Linneo ha dato i nomi a tutti gli esseri viventi, l'IKEA a tutti i mobili che ci sono in giro, ecco, anche al blogging. Ok. La seconda domanda è: perché avete chiamato il documentario Peace Runner? Per quale motivo ha scelto questo nome? Sì, The Peace Runner non l'ho scelto io, è nato un po' dal regista, dei produttori, okay, e racconta una storia, una di queste corse, okay, e nel 2020 noi corremmo da Cortina d'Ampezzo a Trieste sui luoghi della Prima Guerra Mondiale. In realtà l'origine è ancora prima, perché nel 2017 io andai a correre dal Vesuvio all'Etna e quando passammo in Calabria, passiamo sui terreni confiscati all'Ndrangheta, alle mafie, gestiti da Libera e dalle cooperative di Don Pino De Masi. E Don Pino De Masi, nell'accoglierci, disse: quello che voi fate è molto di più di un gesto ecologico, perché da noi sono le mafie, l'Ndrangheta, a volere lo sporco, perché alle mafie non piace la bellezza. Un territorio sporco è più facile da controllare, perché la gente scappa o, se rimane, sta chiusa in casa, quindi non ha un senso di appartenenza a quel territorio, così le mafie lo controllano meglio. E con questa idea un po' in testa è nata l'idea di andare a correre sui luoghi delle guerre e quindi di passare da Keep Clean and Run a Keep Clean and Run for Peace. Poi detto oggi forse ancora più forte, no? In questo momento per noi così complesso. E quindi The Peace Runner, perché racconta la corsa raccogliendo i rifiuti sui luoghi della Prima Guerra Mondiale, evocando la pace. E volevo concludere chiedendole se secondo lei in futuro si attiveranno altre iniziative simile a quella del blogging, però legate magari, banalmente pensavo alla pesca, combinare quindi un'attività lavorativa con un'attività di pulizia. E in più volevo chiedere se appunto queste tipo di iniziative dovrebbero appunto incrementare, evolversi appunto nel futuro. Ma guarda, in realtà esiste già.
parto dalla parte, diciamo, di impegno civile, perché oggi intanto ci sono più di 20.000 gruppi di plogging nel mondo. Quindi è molto bello pensare che da una cosa molto semplice ci sia stata questa diffusione così grande. Il nome, quindi ringraziando gli svedesi, devo dire, è semplice e funziona. Però mi vengono segnalati, mi scrivono gente che ha iniziato a farlo arrampicando. Quindi c'è, come il nostro slogan è stato ripreso, per esempio, cito, per citarne uno, ma ce ne sono tanti, Matteo Della Bordella, che è un grande arrampicatore che fa climb and clean, anzi mi ha scritto alcuni anni fa dicendo: senti, voglio fare questa roba, e fa climb and clean, quindi tutti gli anni puliscono delle falesie dove si arrampica. C'è gente che lo fa in bici, e quindi va in bicicletta, intanto raccoglie i rifiuti con il carretto. Ci sono persone che hanno iniziato a fare le eco nuotate, come Enzo Favoino, che è un caro amico, che sull'onda di Kipling and Run ha detto: beh, lui ama nuotare, tra l'altro fa delle nuotate particolari, perché nuota in acque gelide, quindi sono molto particolari, ma lui va a nuotare per denunciare come in realtà i rifiuti che noi abbandoniamo per strada vanno a concentrarsi nel mare. E anzi, quello che noi ci fa venire la pelle d'oca delle famose isole di plastica negli oceani, dovete pensare che la plastica che galleggia è solo il 6%, quindi immaginate se c'è una isola grande come la Francia e il 6%, immaginate cosa c'è sul fondo, no? C'è un continente. Per cui lui ha iniziato a fare questa cosa per denunciare quello. C'è chi lo fa in canoa ed è più facile, con rettino e raccoglie, insomma. Devo dire, quindi, da questo punto di vista ha preso piede, e quindi è positivo. Dal punto di vista lavorativo, stiamo parlando questa intervista l'indomani, perché 2 settimane fa il Parlamento italiano ha adottato una legge che si chiama Salvamare, che è una legge che ha corretto un'assurdità italiana, e cioè che i pescatori, andando in mare, si trovavano nelle reti tanti rifiuti quanto pesce, o addirittura come numeri anche di più. Il paradosso è che loro non potevano portare questi rifiuti, non potevano sbarcarli, nel senso che sarebbe stato traffico illecito di rifiuti, dovevano pagare, e quindi li ributtavano a mare. Ed era una stortura, evidentemente, perché anzi davano una mano, in qualche modo facevano gli spazzini del mare. E questa stortura è stata corretta da questa norma. Oggi i pescatori possono sbarcare quei rifiuti, sono rifiuti, tecnicamente non entro nel dettaglio, ma assimilati a quelli che facciamo noi in città, cioè agli urbani, e quindi possono essere anche gestiti dalle amministrazioni dove ha sede il porto, come se fossero le nostre raccolte differenziate. Per cui è probabile che questa organizzazione vada avanti. In alcune parti del mondo i pescatori sono addirittura pagati per fare questa attività, quindi io mi auguro che l'Italia possa migliorare questo tipo di gestione. Quindi, poi ovviamente ogni rifiuto che togliamo prima che vada al mare è meglio, quindi il mio auspicio è, io continuerò a correre lo stesso, ma vorrei correre anche senza, come dire, non dovermi chinare e raccogliere rifiuti. Grazie mille, ce lo auguriamo anche noi. Grazie. Grazie.